Alessia Panza, soprano, la vincitrice della 7ª edizione del concorso internazionale di canto Francesco Paolo Tosti, uno dei concorsi più autorevoli e prestigiosi in Italia, organizzato dall'Istituto Nazionale Tostiano ad Ortona con cadenza quadriennale. La bravissima cantante si è aggiudicata il premio di 10.000 euro ed ha vinto anche il premio Amicizia Culturale Italia-Giappone del Japan Tosti Institute, riservato al miglior classificato italiano nel concorso. Elevato il livello dei partecipanti, giudicati da una giuria formata da personalità di spicco, presieduta dal maestro Nazareno Carusi. Le presenze sono state tante e tutte di un livello assolutamente chiaro, evidente, bello, di grande profondità. Quindi la selezione è stata naturalmente doverosa, non facile, però ci siamo trovati unanimemente d'accordo su tutto. È straordinario pensare che possano arrivare ad Ortona, che tutto sommato non è New York, lo dico anche come la mia Celano, io sono abruzzese, ecco, 40 cantanti e 9 pianisti da tutto il mondo, da 12 paesi, nel nome di Francesco Paolo Tosti. Un pubblico attento, teatro gremito, la soddisfazione di Remo Di Martino, presidente dell'Istituto Tostiano. Questa sera serata con un parterre straordinario di persone che vengono a salutarci, che vengono a godere della bella musica. Un ringraziamento particolare lo devo fare a tutti i concorrenti e al presidente della giuria, al maestro Nazareno Carusi. Senza di lui non saremmo riusciti a portare a termine questo importante nostro evento. Alessia Panza, emozione ma anche gioia, in tanti le stanno dicendo sei una grande artista, quanta emozione? Tantissima, tantissima, perché è la prima volta che gareggio in una competizione di musica da camera e farlo comunque con un autore italiano è comunque il nostro autore più importante che abbiamo della musica da camera in Italia, quindi farlo qui a Ortona è un'esperienza bellissima, meraviglioso, un concorso bellissimo, organizzato benissimo e veramente non me l'aspettavo. Coordinatore del concorso, il maestro Roberto Rupo, vicepresidente dell'Istituto Tostiano. Al secondo posto del concorso si è classificata Romina Ciccoli, soprano. Al terzo posto, il baritono giapponese Shogo Mori. Novità di questa edizione, i premi dedicati ai pianisti accompagnatori. Il primo posto non è stato assegnato. Al secondo posto si è classificato Carlo Martiniello, Italia. Al terzo, Qianyu Guo, Cina. Per la migliore interpretazione di aria d'opera è stata premiata la cantante Jae Kim. Il premio alla memoria di Francesco San Vitale al più giovane finalista, Simone Fenotti.